Buona domenica. Qualche settimana fa abbiamo parlato del nostro Gesù, che è leone e agnello nello stesso tempo. Abbiamo detto che è forte, ruggente, come un leone. È un re che non verrà mai più smosso, ma allo stesso tempo è agnello. Si è immolato per noi, è morto per noi, si è fatto maltrattare senza proferire parola. E ci eravamo lasciati con un punto di domanda. Come possiamo noi essere leone e agnello come Gesù? E ne parleremo per oggi e la prossima volta. E partirei da qui, da questo versetto di Efesini. Siete dunque imitatori di Dio, come figli amati, Efesini 5.1. Mi è piaciuta molto e la volevo condividere con voi, la traduzione di The Message, perché la vedo molto pratica e più facile da capire. Guarda cosa fa Dio e poi fallo. Come i bambini che imparano il comportamento corretto dei propri genitori. Perciò la prima cosa da fare, se vogliamo essere imitatori di Gesù, è vedere Gesù cosa fa. Vai, già la prossima. Quindi oggi vedremo tre comportamenti di Gesù che possono aiutarci a diventare dei leoni spirituali, dei leoni nella vita. Allora, adesso parleremo del primo aneddoto. Gio, mi puoi anche dare la slide se vuoi. Questo è il primo aneddoto che c'è nella Bibbia di quello che ha detto o fatto Gesù. In tutta l'opera grandiosa che ha fatto Gesù quando è stato qui sulla terra con noi, Dio vuole che sapessimo questo. Stiamo parlando di un Gesù che ha 12 anni. C'è qualcuno che ha 12 anni qui dentro? Non imbrogliate, vi faccio tirare fuori la carta d'identità. Ce l'abbiamo un dodicenne? Giovanni è un dodicenne e non servono documenti. Non imbroglia mai, ti abbassa la mano. Giovanni non serve chiedere il documento perché c'ero, me lo ricordo. Sì, c'ha 12 anni. Si avvicinava al periodo dei festeggiamenti di Pasqua. Gesù, Maria e Giuseppe partono a piedi da Nazareth per andare a Gerusalemme. Erano in tantissimi, era una lunga carovana di persone, perché piano piano chi era dei paesi si accodava a questa carovana e insieme si andava a piedi a festeggiare questa Pasqua a Gerusalemme, che vi ricordo, lo sapete, ai tempi la Pasqua era il ricordo, il festeggiamento dell'Esodo, no? Di Dio che aveva liberato il popolo di Israele dall'Egitto. Cosa succede? Vanno a Gerusalemme, festeggiano la Pasqua, si rimettono in cammino, prendono armi, bagagli e bagattelle e partono. Dopo un giorno di cammino, Maria, tipo il film Mamma ho perso l'aereo, l'avete visto? Maria realizza che era un po' che non vedeva Gesù. Inizia a chiedere a quelli che erano con loro, parenti, amici, se l'avessero visto, ma Gesù non c'era. Cosa fanno dopo un giorno di cammino a piedi? Tornano a Gerusalemme. Lo cercano e dopo tre giorni lo trovano. Lo trovano era in un tempio, Io mi veniva da ridere perché pensavo alla versione italiana di Maria, no? Gesù, ma dove eri? Mi ha fatto i capelli bianchi, mannaggia a me, ma perché non sono stata ferma? Ah no, tu mi farei cascare tutti i capelli, io sono disperata, non ce la faccio a starti dietro. Invece credo che Maria non abbia reagito così. Io credo che Maria, quando ha visto Gesù nel tempio, abbia guardato questo ragazzo, il suo amato figlio, e abbia pensato: ci siamo, sta per essere svelato al mondo chi veramente è lui. E quindi gli ha semplicemente chiesto: Gesù, eravamo in ansia per te, ma dove, ma che hai fatto? E Gesù, con la sua pace inimitabile, con la pace che solo lui può avere, risponde a 12 anni, ed egli disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? Luca 2,49. Perché il Signore voleva che sapessimo questo? Ha fatto talmente tante cose grandi Gesù, guarigioni, perdoni di peccati. Ma la prima cosa in assoluto che ha fatto è stata una dichiarazione di fede. Dobbiamo partire da lì. Quello è il punto di partenza. Era nel tempio con dei maestri, con degli esperti della parola, eppure loro si meravigliavano di lui, della saggezza che aveva, delle cose, delle risposte che dava.
Era veramente un leone ruggente. E quindi, cosa possiamo fare noi per imitare questa cosa di Gesù? Gio, glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi, a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. 1 Pietro 3,15. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Romani 1,16. Perciò partiamo da questo. Per essere dei veri leoni ruggenti nella fede e nella vita di tutti i giorni, dobbiamo dichiarare in chi crediamo, per chi è il nostro cuore. Certo, con mansuetudine e non con brava, con prepotenza o con insistenza. Ma con mansuetudine, cercare sempre il modo di poter dire: io credo in Gesù, io ho Gesù. Per esempio, quando ci chiedono: ma perché sei gioiosa, fiduciosa? Non c'è il lavoro, c'hai mille malattie, c'hai mille problemi a casa, ma che c'hai ad essere gioiosa o speranzosa? Sì, ho Gesù, la mia speranza viene dal Signore, da qualcosa che non è qui. In questo momento che tu puoi toccare, ma una cosa che io ho nel cuore e che arriverà, una speranza certa, la speranza della certezza che Gesù tornerà e quindi io non mi serve nient'altro. Esistono due tipi di paure, di vergogne nel proclamare la propria fede. C'è la paura fisica, che hanno sicuramente i nostri fratelli credenti che vivono nelle zone dove i cristiani sono ancora perseguitati, una paura reale, tangibile. Torture, morte. E poi c'è la nostra. La nostra è ben evidente, ma non è da sottovalutare. La nostra è una paura sociale. Nel mondo in cui viviamo, dove tutto è velocissimo, quello che voglio, lo voglio ora. Tutto è perfetto. Tutto è mia disposizione. Tutto devo essere io al centro dell'universo. Dichiarare di essere credenti in Gesù spesso ci rende agli occhi delle persone fanatici, illusi, sciocchi. A me mi è capitato anche che mi dicessero: Madonna, sei tanto intelligente, vai a pensare a Gesù. Perché questo, tu credi in Gesù, ti sminuisce, capito? Quindi non è poco, questa paura, la paura proprio di essere umiliati. Pensiamo per esempio a varie fasce d'età. Io penso a Giovanni, a Luigi, che sono quasi adolescenti, ma quanto bisogna essere coraggiosi per essere in un gruppo di adolescenti che pensano alle ragazze, che già vedono immagini non propriamente pulite, che già pensano ai primi vizi da poter prendere e dire: ma io credo in Gesù. Per me è un atto di veramente di coraggio. Oppure un lavoratore che sta con i suoi colleghi, si prendono una birretta a fine turno, fanno quattro chiacchiere dove si parla di qualsiasi cosa. Io sono credente. Ci vuole coraggio, ragazzi, ci siamo trovati tutti in questa situazione. Non è facile. E questo che significa veramente essere leoni, proclamare la propria fede. E vi dico una cosa, questa ve la garantisco. Se dite in un gruppo di persone che siete credenti, sicuramente lì per lì si fanno coraggio l'uno con l'altro e vi prendono in giro, ma vi assicuro che almeno uno di loro vi verrà a chiedere qualche cosa, un approfondimento, una spiegazione. Verrà. Ve lo chiederà in privato? Vi manderà un messaggio? Ma verrà. Perché il seme di Dio da qualche parte arriva sempre. E chi lo sa che una semplice dichiarazione di fede vi possa portare ad essere, vi ricordate quello che abbiamo detto, un ponte fra quella persona e Gesù. Andiamo avanti. Cos'altro ha fatto Gesù che noi possiamo imitare? La seconda cosa. Gio, per favore, mi dai la prossima? Allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò. Ed ecco degli angeli si avvicinarono a Lui e lo servivano. Matteo 4, da 10 all'11. Che cos'altro ha fatto Gesù? Ha resistito alle tentazioni. E lo ha fatto da uomo, no? L'abbiamo detto più volte. Oggi parliamo spesso di questo argomento, però oggi con voi mi andava di parlare non delle cose più eclatanti, le tentazioni, la droga, l'alcol, la violenza, la prostituzione, la pornografia, no,
Perché questi fatti più eclatanti servono a volte a crearci un alibi, no? Per casi che l'intenzione è rubare, non rubo. Droga non mi trovo, bere non bere, perciò io sono fuori da questo discorso. No, portiamolo proprio terra terra. Io parlo delle tentazioni, quelle radicate proprio dentro all'uomo, quelle che sono nate con noi. Ma quanto è dolce parlare male di qualcuno che va fatto un torto. Ma quanto è bello sfogare la rabbia con le parolacce e tirando gli oggetti quando siete nervosi. Ma quanto è piacevole di una bella parolaccia quando vi cade qualcosa dalle mani o state preparando qualcosa che non vi riesce. E che soddisfazione è quando va male qualcosa a qualcuno che va fatto un torto. Io credo che questo sia capitato almeno a tutti noi, almeno una volta al giorno. Ragazzi, questo è proprio come siamo fatti noi siamo impastati proprio così. Oppure, no, voglio fare quell'imbroglietto, recupero qualche soldino, mica è tanto, lo posso fare. Vi capita mai di uscire di casa con tutti i buoni intenti? Io, ad esempio, sto in un posto di lavoro dove l'asticella delle mie arrabbiature la devo sempre alzare di più. Perché diciamo che io dico sempre che la vita è come una palestra. Noi qui stiamo per allenare i nostri muscoli spirituali a migliorarci sempre di più e a cercare di fare meno degli errori, perché poi quando impareremo a fare meno quelli, ci saranno altri errori da correggere. Quando io entro al lavoro, io prego per tutto il tragitto e anche quando sto mettendo il primo piede, quando si aprono le porte, dico: Signore, per favore, aiutami a resistere. Ma non tanto a resistere, perché quello che tu resisti prima o poi ti cade addosso. Immaginate, venite nella porta di un armadio pienissimo di vestiti, tenete la porta perché altrimenti vi crolla tutto addosso. Quanto si può resistere? 5-10 minuti. Ma poi quello casca, non potete reggere tutta la vita. Quindi quando si parla di tentazioni, usiamo sempre la parola resistere perché è più facile, ma dobbiamo proprio cercare, chiedere a Dio di farcene scivolare da dosso, che non siano più attraenti per noi. Quindi io entro, dico: Signore, per favore, aiutami. E puntualmente Satana, che è intelligentissimo, teste, trama e ordito, sistema, prepara proprio la situazione ideale perché tu possa sbagliare. Io arrivo e puntualmente succede qualcosa che mi banderebbe in escandescenza, a volte riesco a controllarmi e a volte no. E non me ne faccio più una colpa. Le volte che non ci riesco, faccio un sospiro e dico: ok, la prossima volta ce la farò. È questo quello che Gesù qui ci insegna. E vediamo un po' la Bibbia che cosa ci dice. Gio, nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. 1 Corinzi 10:13. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E questa è una promessa. Anche da Gesù è fuggito. Quando il diavolo capisce che quello scenario non vi sconvolge più, se ne va. Va a preparare qualche altra cosa, lo sapete, però quella battaglia, quella è vinta. Abbiamo detto prima, no? Proclamare la propria fede e fregarsene del giudizio degli altri. Bisogna essere leoni, ma è comunque più facile di lottare contro se stessi. E allora, cercare di farsi scivolare da dosso le tentazioni. Resisterle, no? Per parlare più facilmente. Bisogna essere dei veri e propri leoni con delle belle zampe piantate per terra ed essere veramente neanche quando si dice neanche la tempesta ti può smuovere. Però sappiamo che non siamo soli in questo, no? La Bibbia, il Signore ci dice che siamo aiutati dallo Spirito Santo, che ci consiglia. Lo Spirito Santo è l'altra vocina. C'è una vocina che ti dice: rispondi di male, ma mandala a quel paese, ma che te frega? E poi c'è quell'altra vocina che dice: no, non si fa. Arrabbiati ma non peccare. Abbiamo lo Spirito Santo che ci aiuta. Quindi
quelle che spesso Marco chiama preghiere microonde, preghiera immediata, sto per cedere sempre in quello sbaglio. Signore, aiutami, dai, non mi fa sbagliare stavolta. La preghiera, i versetti che vi vengono in mente, quindi leggere la Bibbia, perché in ogni secondo lo Spirito Santo tira fuori, zac, dalla memoria, qualche versetto che ci può incoraggiare in quel momento. Perché, come dicevo prima, spesso si parla delle grandi tentazioni, no? Alcol, dicevamo, droga, ma quella è più facile da smontare, sa? Perché sono evidenti, perché sono innegabili. Ma queste piccole, queste così, sono proprio quelle che inquinano il mondo. Questo mondo va così male grandemente, perché ci sono queste piccole, questi piccoli condotti di cattiveria, di, come la vogliamo chiamare, di veleno che inquinano quello che ci sta intorno. Ovviamente il Signore sa che siamo umani, che cadiamo, è sempre lì pronto a perdonarci, non ci facciamo una colpa se ci sbagliamo, l'importante è rendersene conto e cercare di tenere duro. Andiamo avanti, terza cosa che vediamo oggi che ha fatto Gesù e che dovremmo imitare. Mentre Gesù era a tavola in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Ma Gesù, avendoli udite, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. In genere questo versetto lo leggiamo per parlare sempre della grandezza di Gesù, che è venuto per curare, per portare la parola a chi ha bisogno di lui. Invece io oggi vorrei farvi vedere sotto un altro aspetto. Noi che siamo peccatori, siamo tutti i giorni con i peccatori, più o meno di noi, non ci abbiamo bisogno di cercarli. E è qui che ci chiama il Signore, no? In questo tempo, in questo momento. Ma quanto bisogna essere forti per stare in mezzo ai peccatori e rimanere integri? Quanto devo essere forte per vedere che dove lavoro tutti si arrotondano lo stipendio allungando le mani e tu no? Tu vai avanti per la tua strada. Quanto è difficile stare con un gruppo di amici che hanno la mia età, che però il sabato sera si divertono a ubriacarsi e magari a dar fastidio alle ragazze, a rompere le macchine delle persone che dormono nei palazzi, a distruggere le città, e io devo stare con loro, ma fermo. Oppure sto con i colleghi, no? Dicevamo prima, vi sto facendo tutti esempi reali del mio quotidiano, di quello che vedo. Sto con i colleghi che mi dicono: ma sì, dai, stasera andiamo in quel night, in quel bordello, andiamo, che ci frega, che ci dice niente. E tu magari sei con loro, ma i tuoi piedi devono essere sempre saldi e non vacillare. Questo, ragazzi, significa essere leoni. Cercare di affrontare le cose di tutti i giorni rimanendo comunque saldi. E questo Paolo ce lo dice bene, no? Gio, mi dai il prossimo? Questo lo conosciamo. E credo che sia sempre valido per tutti noi in ogni circostanza. Poiché, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni. E faccio tutto per il Vangelo, al fine di esserne partecipe insieme ad altri. Corinzi 9, da 9 a 23. Paolo, come Gesù, ha frequentato quelli che si possono considerare i peggiori della società, ma sempre rimanendo Paolo. Certo, qui stiamo parlando di Gesù e Paolo. Abbiamo dei bei modelli tosti da seguire, ma è questo che chiamano a fare noi tutti i giorni. Gesù stava sì con i pubblicani, con i peccatori, si è fatto baciare i piedi
da una prostituta, l'ha perdonata per quello che aveva fatto, ha preso come discepolo un ex esattore delle tasse, passava per le strade e si è visto Zaccheo sull'albero, l'ha fatto scendere e è andato a casa sua per mangiare con lui. E Zaccheo dopo quel giorno si è subito convertito, ha cambiato il suo comportamento. Perciò è necessario che noi stiamo in mezzo agli altri. Non possiamo pensare di rimanere integri stando sempre tra i fratelli o da soli. Noi siamo chiamati a stare in mezzo al mondo. E è lì che bisogna vedere, come diciamo prima, se riusciamo a resistere alle tentazioni. Perché dobbiamo fare tutto questo? Gio, la Bibbia ci dice: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato. Un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. 2 Timoteo 2,15. Lo vedete come comincia il versetto? Sforzati di presentare te stesso. Ci lascia uno spiraglio, un piccolo margine di imperfezione. Il Signore lo sa che non saremo mai perfetti. Superata, aggiustata una parte del nostro carattere, sicuramente ce ne sarà un'altra da sistemare. Ma lui è questo che valuterà: quanto ci siamo sforzati, quanto abbiamo preferito seguire la sua retta via piuttosto che abbandonarci alle piacevolezze del mondo. Questo significa essere leoni, leoni come Gesù lo è stato. La prossima volta vedremo che significa essere agnelli, imitando Gesù. E vi lascio questo riassunto. Gio, Gesù con il suo esempio ci insegna che dobbiamo proclamare la nostra fede in Dio sempre e comunque, imparare a resistere alle tentazioni e restare integri nel mondo, ma senza farci influenzare dalle cose del mondo.